Tu ed io siamo uno. Namaste, amici del cuore. Ah, che bello scegliere di riderci sopra, che è tutta un'altra cosa. Oggi parliamo del periodo, parte teorica prima della sessione ridanciana e bioenergetica che faremo proprio con delle respirazioni tutte inerenti e collegate al risentimento, alla rabbia, al rancore, all'amarezza, alla delusione umana. Quarto passo io dello yoga della risata, risata dell'impennata della moto. Molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Benissimo, capita a tutti noi, specialmente dopo questo periodo, no, di ancora assestamento, di fase di assestamento, dopo io resto a casa, che emotivamente siamo tutti molto, essendo non solo collegati, alla fine anche in un periodo, diciamo, estivo, quindi di cambiamento anche di stagione e anche di cambiamento, diciamo, dello stato delle cose, e naturalmente ci sono le ondate, come abbiamo sempre detto, no? L'onda, noi siamo mare, noi siamo onda energetica e abbiamo queste emozioni molto forti quando siamo nell'onda, nella fase, diciamo, down, bassa. In questa onda bassa, quindi è una, diciamo, un piano orizzontale in questo momento, e abbiamo molte emozioni che possono darci, diciamo così, un effetto di tsunami emotivo, o anche può essere una, diciamo così, una tempesta energetica emozionale molto forte. Essendo energia ed essendo il nostro sistema nervoso energetico, quindi è un sistema comunque elettrico, bisogna che noi siamo, ecco, siamo attenti ad curare, a prenderci cura, no? Ad aprirci alla cura del nostro sistema nervoso, delle nostre forme pensiero che creano le emozioni, allo stesso tempo anche abbracciare questo momento molto molto impegnativo, quest'onda orizzontale, quindi di basso, e che può creare emozioni, diciamo, impegnative, molto impegnative. Io già per questo mi metto seduta su Madreterra, vedete? Primo passo, andare a connettersi con Madre Natura, perché Madre Natura che ha tutto, in Madre Natura c'è anche lo stagno, quindi noi ritroviamo anche la stagnazione dell'emozione. Noi abbiamo bisogno in questo caso di andare a contattare la Madre centrata, il cuore di Madreterra, quindi l'anima di Madreterra, perché nella Madreterra c'è anche lo stagno. Quindi l'emozione può stagnare e può anche, diciamo, ampliarsi e amplificarsi, scusatemi. E andiamo ora invece a sederci su Madre Terra, respirare attraverso questi alberi e Madre Natura, ossigenare le nostre cellule ed iniziamo, ecco, già la purificazione da questo momento molto impegnativo. Quindi dal risentimento, amarezza, delusioni che possono capitare con l'esterno, con situazioni, con persone, con forme pensiero, con anche delle lezioni d'amore impegnative esterne, che si riflettono poi sull'interno e creano queste emozioni forti. Quindi rabbia. In questo caso oggi andiamo proprio a lavorare ancora di più sulla rabbia. Il rancore naturalmente è proprio dato da questa forma di ingiustizia, perché la rabbia poi alla fine è quando tu hai dall'esterno un comportamento che non ti risuona, non è in risonanza con te, quindi è una sorta di ingiustizia che senti all'interno di te, tocca la ferita dell'ingiustizia, delle volte anche dell'umiliazione, delle ferite, del rifiuto, del tradimento, dell'abbandono, ed inizia poi naturalmente quindi a smuoversi, questa energia si muove all'interno per poi
rigettarsi nell'esterno. La cosa importante è che se noi non ci educhiamo, quarto passo dello yoga della discussione, se noi rigettassimo addosso agli altri, sarebbe un cataclisma, la nostra rabbia rigettata addosso agli altri, lo dico sempre, ripetita Juvant, alzo il dito e scelgo di ridere con lo yoga della risata, girando, perché invece di entrare noi nel girone, noi andiamo su, andiamo a creare un buco bianco invece del buco nero. E allora la scelta è sempre nostra, inconscia o consapevole, è sempre nostra. Cosa possiamo fare adesso? L'unico momento per cui veramente possiamo liberarci, trasmutare, alleggerire il carico, anche nell'accoglienza di dire, una cara amica del cuore giustamente mi diceva, e Ari, io mi sento in questo momento in questa modalità, accolgo l'emozione, non fingo di avere altra emozione. D'accordissimo, perfetto, centrata, è centratissima, ok? Con questa frase lei ha fatto già un lavoro di grande consapevolezza, è in uno stadio molto molto consapevole, perché già il fatto di accogliere questa emozione e non far finta, anche questo è un primo passo per poterla trasmutare. Questa rabbia non può implodere dentro questa energia perché è autodistruttiva e a lungo andare crea depressione. Rabbia repressa, blocco, paresi, risata della paura, paresi facciale, metodo Duchenne, apro le dita divaricate, i palmi delle mani, vado in paresi e meglio che rido col vocalizzo lettera A, quarto passo dello yoga della risata. Occhi sbarrati, non è il leone con la lingua di fuori, è solo sbarrati e un bel volto molto in paresi. molto bene, yeah. Molto bene, yeah. Che ve lo dico a fare. Quindi che cosa facciamo? In questa onda noi abbracciamo quell'emozione. Con che cosa? Con le respirazioni. Maurizio ne ha date tantissime. Oggi volevo ricordarvi di nuovo una respirazione meravigliosa. E si chiama... che chiamo anche un salvavita, io lo chiamo salvavita, in realtà si chiama lavaggio emozionale ed è semplicissimo e come dice Tolstoi, le cose semplici semplici possono creare enormi conseguenze. Allora andiamo a lavorarci, andiamo a prendere con rispetto, perché Giordano Bruno e tutti i grandi maestri, riflettiamo insieme amici del cuore, stiamo praticando insieme, che cosa ha sempre detto? Che tutto è divino, tutto. La maestria di noi stessi, la vera alchimia, è quando scegliamo di abbracciare questa emozione, questa forma pensiero di cui di solito siamo consapevoli, siamo attenti, e poi di poterla trasmutare in qualcosa di leggero, quindi dallo stagno al fior di loto. Quarto passo del yoga da risata, rotazione del capo e sorridiamo e ridiamo con la lettera a vocalizzo. Ed eccoci quindi oggi a lavorare con delle respirazioni che possono aiutare la nostra vita, migliorarla e far sì che portiamo nel mondo il meglio di noi a noi stessi, il meglio di noi agli altri. E non come funziona, diciamo, il lato orizzontale della società e anche come i mass media, che purtroppo la maggior parte delle volte alimentano il corpo di dolore e quindi fanno sì che la massa rimanga in un piano orizzontale e non in un piano di verticalizzazione della coscienza e anche di fioritura della coscienza. E molto bene, yeah, yeah, yeah. E molto bene, yeah, yeah, yeah. Quindi cerchiamo di... No, ma stai, amici del cuore, abbiate veramente compassione di voi stessi, vi prego, perché qui ce n'è veramente infinitamente tanta.
ne abbiamo veramente tanta e quindi ecco, andiamo ad abbracciarci, andiamo a curare le nostre emozioni, prendiamoci cura e diventiamo alchimisti, veri alchimisti ed iniziamo ad imparare a cavalcare la tigre, risata della tigre. Gibberish no sense, è meglio che non capite quando la lingua si intreccia. Allora, risata della tigre, quarto passo, perché intanto ecco, stiamo facendo nella parte teorica anche lo yoga della risata, andiamo ad intrecciare i polsi, andiamo a preparare i palmi delle mani ad artiglio e andiamo a nascondere il nostro volto, un mento sullo sterno, prepariamoci con un respiro addominale. Andiamo in apnea e quando siamo pronti apriamo gli avambracci e il palato superiore ed inferiore va praticamente quasi a mordere, no? Come se mordesse, naturalmente viene a chiudere, non si toccano i due palati, viene comunque l'espirazione viene da proprio ad come se fosse un morso nella morsa, ad espirare e come se avesse un asciugamano tra i denti, andiamo ad espirare con la bocca e poi stappiamo con il vocalizzo lettera, quarto passo dello yoga della risata. Anche questo è potentissimo per la rabbia. Come abbiamo detto, sia la risata della discussione per non andare nel girone troppo nel vortice del girone nero, quindi della depressione, del malumore, del malessere, non rimanerci troppo. L'adulto sano, come dice anche tanti mentori, non soltanto i grandi maestri, ma anche tanti psicoterapeuti, non rimanerci troppo nel girone, diciamo, del buco nero, al contrario. Cerchiamo anche, no, l'adulto sano è colui che trasmuta questa energia, rimane poco nel girone del buco nero, perché il vortice, quando una persona è sana ed equilibrata, lo sa trasmutare in brevis tempo, cioè nel tempo breve, ci siamo? Non rimanerci troppo. Benissimo. Molto bene, yeah, yeah, yeah. Molto bene, yeah, yeah, yeah. Ok, allora andiamo già intanto con una respirazione dello yoga, della risata sulla rabbia. Quindi respiro della tigre e facciamo proprio la respirazione completa dello yoga e poi non lo stappiamo anche, quindi andiamo a riscaldare il diaframma e dove l'emozione è, dove si, diciamo in questa culla, perché il diaframma è come una culla, no? Che accoglie ogni emozione. Le passioni tristi, tristezza, rabbia e paura sì, proprio sono qua e noi le prendiamo e le stappiamo e le trasmutiamo. Ok? In leggerezza. Pronti, partenza, via, si parte. 5 ispirazioni della tigre con vocalizzo poi, lettera A. Inspiro addominale, mento sullo sterno, palmi delle mani ad artiglio. Apnea. Posso visualizzare anche con gli occhi chiusi o guardo su madre terra tutte le situazioni e le persone. Quando sono pronta apro. Scarico la tensione della mandibola e inizio a ridere, lettera A. Molto bene, yeah, yeah, yeah. Molto bene, yeah, yeah, yeah. Non a caso qui abbiamo scritto I love la natura, la naturalezza di essere noi stessi, yeah. Amo la natura, amo cioè l'essere naturale, quindi torniamo alla natura, torniamo all'essere felici di accontentarsi di quello che abbiamo. E la lezione d'amore che arriva, anche quando degli amici del cuore possono avere dei fraintesi con te, ci può essere con la famiglia umana un frainteso, un barcollo, un momento di nervosismo, di accensione della rabbia, di frainteso, ci può essere tutto, amici del cuore, siamo umani, bisogna che impariamo anche la flessibilità, ad essere acqua, ed il respiro aiuta in questo, il respiro ci libera della rigidità, risata della rigidità, ruoto il capo, pugni stretti, tutto quanto contratto, tutta la muscolatura contratta, lettera, rigidi, pure la paresi facciale rigida, tra poco vado pure al bagno. Benissimo, molto bene, yeah, 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 molto bene, yeah, yeah, yeah.
Benissimo, andiamo adesso a fare un lavaggio emozionale. Lavaggio emozionale potentissimo, è stato, come ho detto anche ancora prima, veramente un salvavita. E per me è sacro portarvelo, io rido e scherzo con sacralità, rido e scherzo con una grande serietà all'interno di me e pronti partenza via, andiamo col lavaggio emozionale. 5 ispirazioni di lavaggio emozionale lo facciamo dal punto di vista yogico e poi 5 ispirazioni ed espirazioni con il diaframma con lo yoga della risata. In totale 10 volte, quindi la stappiamo in 2 modalità, con il respiro addominale le 5 e con respiro invece con l'espirazione della risata. Vocalizzo quarto passo, si parte, andiamo, sappiate una cosa che la visualizzazione è potentissima è proprio nell'inconscio e quindi andiamo sempre a chiudere gli occhi nell'apnea e visualizzando situazione o persona che ci ha appesantito in questo momento il nostro corpo, la memoria cellulare, la nostra mente e i nostri pensieri. Liberiamoci, insieme amici del cuore, insieme pratichiamo. Via, si parte! Inspiro, guardate la prima volta, colonna allungata, mi collego, un filo d'oro sul settimo chakra, chakra della corona si collega al cielo, vedete? Da qua, mi collego. Ecco, benissimo, torno su madre terra, con i palmi delle mani sento il contatto. Se siete seduti su una sedia, allora porgete le piante dei piedi ben radicate proprio su madre terra, larghezza delle anche e i palmi delle mani sulle rotole delle ginocchia. Chiudo gli occhi, rilasso le spalle, avambracci piegati, inizio il viaggio dell'alchimia, dell'alchimista che siamo. Inspiro lungo, lento e profondo. Con i palmi delle mani a cucchiaio, dal basso verso l'alto, prendo e posso guardare con gli occhi aperti oppure con gli occhi chiusi. Emozione, sensazione in apnea, visualizzo la forma pensiero, la persona, il frainteso, il nervosismo, tutto quello che ho, tristezza, rabbia e paura. E poi quando sono pronta, bocca a cannone, e lancio i palmi delle mani e tutto quello che ho nelle mani, lancio dietro di me. Via! Questo mi è venuto spontaneo subito dopo perché già mi sento libera, amici. Molto bene, yeah, yeah, yeah. E molto bene, yeah, yeah, yeah. Andiamo col secondo, inspiro. Stiamo diventando dei maestri, apnea. Chiudo gli occhi e visualizzo. Trattengo in apnea, l'addome è proprio carico, bello pieno e pronto per trasmutare la nostra immondizia interiore in fiori. Via! Benissimo, andiamo alla terza ispirazione, lavaggio emozionale. Inspiro, prendo e accolgo, non fuggo più, non sono fuggitiva né evitante. Chiudo gli occhi, visualizzo. Apnea, quando sono pronta, via. Getto forte bocca a cannone, posso sorridere e ridere, se è spontaneo. Se no ci calmiamo e ci rilassiamo. Altre 2 insieme, via, inspiro. Mando giù l'aria, apnea, visualizzo. Via. L'ultima, inspiro. Apnea, visualizzo la situazione. Via. E torno qua. E adesso la facciamo con lo yoga della risata. 5 ispirazioni senza fermarci, visualizziamo e andiamo proprio con l'intento di trasmutazione dell'energia, perché come dico sempre, ma non io, la fisica quantistica, non possiamo assolutamente distruggere niente, tutto si trasforma, niente si distrugge, l'energia è questa, quindi possiamo trasmutare le emozioni, non possiamo distruggerle. Ci siamo? Perfetto, andiamo, via, inspiro, tratteniamo, risata, lettera. Svuotate sino a che non sentite che tutto l'addome è stato completamente svuotato e l'ombelico risucchiato verso la zona lombare. Forza, andiamo insieme, via! Via! Vedete? Non ho più aria e quindi poi ricomincio. Benissimo, terza, via! Via! (Ride)
ancora, via. L'ultima, via. Via. Molto bene, yeah, yeah, yeah. E molto bene, yeah, yeah, yeah. Benissimo, amici del cuore, adesso... Andiamo adesso nella ferita dell'ingiustizia a ricordarci un'altra respirazione molto bella, che oggi vi faccio ripetere di nuovo, la respirazione del no. Bioenergetica. Si può fare sia in piedi, anche seduti, non è un problema. La cosa più importante è imparare la nostra autorevolezza, il nostro contenimento con l'esterno, poiché l'energia è molto potente e noi abbiamo bisogno di percepire i nostri bisogni reali, non farci invadere dagli altri e dalle loro forme egoiche, perché lì anche non aiutiamo loro ad evolvere, a crescere nell'amore e a donare veramente relazioni intime e sane e complete ed integre. Quindi andiamo allora a padroneggiare noi stessi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere negli altri. Quindi andiamo ad imparare anche oggi nel risentimento. C'è questa bellissima respirazione che Maurizio ci faceva fare molto spesso, il no. Pensate che lo sto imparando dopo quasi mezzo secolo di storia e lo sto imparando adesso, quindi immaginate che nel passato c'era questa grande, diciamo, in realtà i generosi, chi ha veramente un grande cuore ed è proprio, ecco, aperto alla vita, in apertura, e dona la sua vulnerabilità e dona la sua trasparenza e la sua generosità come un albero con i suoi frutti, li dona a tutti, sia belli che brutti. Scusate, mi era uscita una poesia. Allora, è un esempio perché non esistono né belli né brutti, è solo energia e stadi di energia e di coscienza. Quindi, a parte gli scherzi, quello che volevo dire io è proprio, ecco, cercare di imparare a contenere l'energia quando è troppa e quando anche gli altri invadono la nostra energia in un momento di stanchezza, di fragilità, di vulnerabilità. E la vulnerabilità è un dono, la fragilità è in realtà è forza, perché quando io lavoro la fragilità a livello catartico anche col respiro, essa diventa forza. Allora torniamo alla forza d'animo. Adesso ci vuole forza d'animo ad affrontare qualsiasi lezione impegnativa. Ce l'abbiamo tutti noi, è inutile far finta, ce l'abbiamo tutti. Allora insieme possiamo farcela, uniamo le forze e sviluppiamo la forza d'animo, perché è proprio colei che ci porterà a raggiungere dal brutto anatroccolo la nostra realizzazione, il cigno che siamo. Risata del namaste, io e te dopo se andiamo pure a prendere in te. Mi inchino alla tua anima meravigliosa. Mi inchino a madre natura, tutto e tutto, al cielo, alla terra, alle anime sorelle, agli amici del cuore, alla vita che è grande maestra, ai fraintesi con le amiche del cuore, con tutte le sorelle e tutti i fratelli. Non siamo ancora santi, siamo umani e quindi perdoniamoci, perché può capitare un barcollo, può capitare un frainteso e allora cerchiamo anche di non portare rancore, perché il portare rancore con i fratelli del cuore, le amiche del cuore, non fa bene a noi, non fa bene a nessuno. Lavoriamo con questa energia e andiamo a lavorarci subito nel presente e non attendiamo troppo e non portiamo troppo risentimento e rancore negli altri, non dividiamo, dividi e t'impera e rimaniamo nella bilancia strutturale egoica. Usciamo e andiamo veramente ad imparare ad amarci. Forza e coraggio, si può fare. E allora andiamo ad imparare a dire no. Perché quando ti giudico e punto il dito verso di te, tre dita, ricordatevi, sono sempre verso di me.
tre e non una, esatto, che vi do a voi. Che vi do. È meglio fare così. Dipende tutto da me, dipende tutto da me, dipende tutto da me. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Rido anche senza motivo, quarto passo dello yoga della risata, perché oggi abbiamo fatto yoga della risata e yoga del contenimento e del no e della rabbia che diventa buon umore, puro amore, quello che siamo, cigni, dal brutto natroccolo al cigno. Andiamo a respirare col no. Allora, andiamo con il pugno sinistro sotto, pugno destro sopra. Iniziamo in questa modalità. Sempre inspiro dai canali nasali. Inspiro nasale, quindi mando giù l'aria dal torace al diaframma, all'addome. Benissimo, quando arriva all'addome e ho riempito tutto, che cosa faccio? Prendo il pugno, in questo caso sinistro, lo alzo, nell'inspirazione vado in apnea naturalmente, quando scendo con il no, espiro con la bocca forte, visualizzo, quindi altezza, vedete, occhio, altezza orizzonte degli occhi, ecco, un punto, l'intento di finalmente liberarmi. No! E lo dico con una forza molto, è la forza interiore, è l'intento di dire sì a me stessa, no all'invasione energetica egoica, cioè non all'autodistruzione della mia emozione che implode all'interno, quindi io finalmente mi libero nel presente e allo stesso tempo quindi trasmuto e allo stesso tempo non permetto agli altri, mi prendo il mio spazio e dono lo spazio all'altro, quindi rispetto il mio spazio, rispetto il tuo spazio, questa è la respirazione che noi stiamo facendo, rispettare lo spazio è vitale, è importante, è puro amore. Ha 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 ha
Gettate a terra ha. Tutti i dolori, tutti ha. I dolori. Concimate, concimate ha. Letterale, buttate giù. Ha. Come sta facendo Simo? Via! Vai! Concimiamo, concimiamo, concimiamo. Come? Come si facciamo con le amiche del cuore? Ha. Dall'altra parte, dall'altra parte, forza e coraggio, perseveriamo, lettera A. Se non vi venisse con la diaframma e il vocalizzo lettera A, si inspira e si espira col naso, con i canali nasali, ok? Respiro yogico addominale, inspiro, sorrido, metodo Duchenne, produco memoria cellulare per ritornare in equilibrio con me stessa, per liberarmi e trasmutare l'energia. Allo stesso tempo inizio naturalmente a espirare col naso, dai canali nasali attraverso l'addome, ok? Vi ho fatto un picchiettamento, lo facciamo anche con le gambe, quadricipiti e naturalmente abbiamo le tibie, le rotule, scendiamo giù sul dorso. Andiamo anche a farlo, se volete, anche sulla pianta del piede, quindi tallone e, intermedio, pianta del piede intermedio, sorrido e posso fare vocalizzo oppure inspiro addominale ed espiro addominale dai canali nasali. Benissimo. Ok, benissimo, altra pianta, quando vi alzate anche la mattina, la sera non quando andate a dormire, se no state con gli occhi sbarrati, altro che febbre da cavallo. Picchiettiamo la fascia plantare, e picchiettiamo la parte intermedia della pianta del piede e il tallone. Ammazza! Spalle, rotazione. Rotazione completa dall'alto verso il basso, vocalizzo lettera A oppure inspirazione dal torace al diaframma all'addome, sorrido, addome che inspira dai canali nasali ed espiriamo insieme. Cambio.
bello, sciolgo tutte le giunture, tolgo i pesi sulle spalle che mi si annida qui lo stress, tolgo tutto con il vocalizzo lettera A, adesso facciamolo E, del cuore. E con il capo unisco, intreccio le dita e vado giù col capo, allungo tutta la parte della cervicale, allungo, allungo e inspiro e con l'addome ed espiro lettera U. Apro ancora lettera U, diaframma, via, riscaldo. Scendo, inspiro addominale. Dal torace al diaframma all'addome. Apro lettera A. Apro il cuore alla gioia adesso, alla vita. L'ultima volta, scendo giù, mento verso lo sterno, chiudo gli avambracci, gomiti uniti, quasi uniti, inspiro addominale e stappo, lettera I. Sciolgo, sciacquo, sciacquo. Scegro, potete inspirare con l'addome, canali nasali, oppure vocalizzo lettera A, il preferito. Scegro verso madre terra, lascio andare tutte le tossine, i blocchi naturalmente fisici, mentali ed emotivi. Tanto meglio. E ci credo che si sente meglio l'amica del cuore. Primo passo dello yoga della risata. Riscaldamento diaframmatico con mantra Calcutta con 1 2 1 2 3. Massaggio del meridiano pericardio e continuiamo a riscaldare il diaframma. Molto bene, yeah! E apriamo adesso il cuore, apriamo le braccia, apriamo tutte le braccia, guardate, vanno quasi dietro naturalmente alla giuntura delle spalle, questo cuore che si apre ora alla gioia di vivere, all'estasi, alla beatitudine, al contatto con la coscienza. Arrivo un sorriso spontaneo e stappo con il vocalizzo lettera E e via! Continuo, espiro ed espiro con la bocca, riscaldo il diaframma, vocalizzo lettera E. E
Mi fermo in Namaste e faccio l'abbraccio della risata. 8 risate, 8 abbracci, positiva, energica, entusiasta. Lo facciamo sempre per ricordarci come il grande maestro Yogananda ci dice di purificare e l'attenzione alle parole, alle forme pensiero. Iniziamo ogni mattina e ogni sera e prima di andare a letto almeno la parola, le 3 parole chiave della nostra meravigliosa vita, creando una vita felice, creando pensieri felici. Forza e coraggio, tutto è connesso. Positiva, energica, entusiasta. 1, lo facciamo 10 volte. Inspiro addominale. Positiva, energica, entusiasta. Lettera A, vocalizzo, alzo il mento. 2, inspiro. Via. Positiva, energica, entusiasta. 3. Ancora, inspiro addominale con i canali nasali. Positiva, energica, entusiasta. 4. Inspiro, positiva, energica, entusiasta. 5. Inspiro, mi raccomando, chi avesse infiammata la cervicale non troppo il mento alto. Positiva, energica, entusiasta. 5. Ancora, inspiro. Positiva, energica, entusiasta. 6. Positiva, energica, entusiasta. 7. Vocalizzo lettera A, inspiro addominale. Positiva, energica, entusiasta. 8. Ancora espiro. Positiva, energica, entusiasta. 9. Positiva, energica, entusiasta. 10. Inspiro, apro le mie braccia ancora e mi abbraccio, stappo, alzo il mento, lettera A. 1. Inspiro, lettera A. 2. Inspiro, lettera A. 3. Inspiro, apro, lettera A. 4. Inspiro, lettera A, braccio. 5. Inspiro, lettera A, braccio. 6. Inspiro, lettera A, braccio. 7. Inspiro, lettera A, braccio. 8. Inspiro, lettera A, braccio. 9. Inspiro, lettera A, braccio. Inspiro, abbraccio. 10. Molto bene, molto bene. Yeah, yeah, yeah. Molto bene, molto bene. Yeah, yeah, yeah. E finiamo, amici del cuore. Sciogliamo ancora le spalle, benissimo, torniamo con la colonna allungata, un bellissimo sorriso. Inspiro lungo, lento e profondo 3 volte, riempio l'addome. Parasi facciale, metodo Duchenne, fuori l'aria dai canali nasali. Inspiro, sorrido, espiro, sorrido. Inspiro, espiro. E torniamo al no. Ora lo possiamo dire meglio, perché abbiamo prima fatto un lavoro catartico, avevamo bisogno, intanto sentivo il bisogno di lavorare un pochino di più sul diaframma, di togliere, diciamo, di lavorare questa energia che avevo proprio sentito essere molto molto pulsante sul diaframma e anche, diciamo, un po' un bel po' pesante sul diaframma, e quindi abbiamo tolto questo peso, l'abbiamo alleggerito, ed ora possiamo andare adesso, sempre più integri, sani e completi, a lavorare sul nostro no. E allora possiamo farlo con in piedi, con le gambe divaricate. Andiamo adesso con il pugno, vedete, il pugno destro sotto il pugno sinistro, quindi i palmi delle mani si chiudono, ed è anche un mudra, con il pollice che chiude praticamente le dita interne al palmo della mano, e poi il pollice chiude a mudra. È un mudra di potere, di forza d'animo, ok? Di fermezza. Benissimo, una sopra l'altro, sinistro sul destro. Allora funziona così: inspiro addominale dal torace al diaframma all'addome, sorrido sempre a chi, per chi venisse, non è un problema. Posso guardare il piano orizzonte degli occhi di fronte a me, guardo un punto, visualizzo in apnea la situazione. Quando sono pronta, prendo, vedete, dal basso verso l'alto, il braccio si alza, vedete, lo porto sopra il chakra della corona, e quando sono pronta col no espiro no, no. Benissimo, posso stappare anche con la lettera O, un suono di terra dove concimo questo, questa, diciamo, non permetto l'invadenza, quindi. Ho, 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 ho
E nello yoga della risata è Ponte Ponente Ponte Pi Tappe Tapperuggia, Ponte Ponente Ponte Pi Tappe Tapperi. Nello yoga della risata non ci prendiamo troppo sul serio, che delle volte è un po' troppo. Perfetto, inspiro di nuovo, facciamolo altre quattro volte, quindi respirazione del no assertiva, prima dai canali nasali, respiro addominale, poi espiro addominale con il naso, non con il naso, con la bocca, scusate, con il no. Perfetto, si parte. Adesso il sinistro, in apnea, qui sopra al chakra della corona, sono pronta, visualizzo piano orizzonte, l'intenzione, mi libero. No. No! Ancora, inspiro. Destro, si prepara, sopra il chakra della corona. Sguardo, altezza, orizzonte, mi preparo, situazione, visualizzo, emozione, via! No! No. Stappo con la lettera O. Ultime due, inspiro, salgo chakra corona, apnea, visualizzo sguardo orizzonte, stappo, via, no, 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 ancora destro, l'ultimo, inspiro, addominale, pronto il braccio, via, no, lettera O. E anche questo si può fare, apro e chiudo. Questo è per la rabbia, per scaricare la rabbia, anche viene utilizzato da Roy Martina, molto potente, anche da tanti agopuntori che massaggiano, naturalmente utilizzano massaggiando, questo è un massaggio di agopuntura. Apro il palmo della mano al centro, il pulmo chiuso a mudra, vado a picchiettarlo al centro del pericardio, sinistra e destra, e proprio con il vocalizzo lettera O, di un suono di terra, vado a scaricare tutte le tensioni. In questo caso si può fare anche non solo con il vocalizzo e con la respirazione diaframmatica quando siamo arrabbiati, posso anche vivacizzarlo, e mi libero. Perché la risata è una voce inespressa, è un grido. La risata che anche io ancora oggi faccio, ve lo dico col mudra del cuore, sono consapevole che ancora la mia risata è delle volte un grido, una voce inespressa del passato, implosa all'interno di me, che fuoriesce con questo esercizio cardiovascolare. Ed è per questo che per me è un salvavita e che porto veramente con grande gioia infinita a tutta l'umanità. Mudra del cuore, palmo sinistro sul destro, qui sullo sterno. Iniziamo a sorridere, a ridere, ed inspiriamo con l'addome. Espiro fuori l'aria dopo la bocca. Scivolmente il mento scende verso lo sterno, di nuovo sale inspirando, torace, diaframma, addome, sguardo altezza orizzonte, sorrido e lascio andare le preoccupazioni, lascio andare il risentimento, i fraintesi, il passato, coloro che vogliono dividere e che vogliono formare sempre di più le forme egoiche e alimentare la bilancia strutturale, noi li lasciamo andare, ci focalizziamo solo sulla loro anima. Ci focalizziamo sul potere autentico dell'adesso e sul lasciare andare anche noi le nostre maschere, le nostre pesantezze, il nostro risentimento che diventa pace gioiosa del cuore. Sorridiamo adesso a noi, una carezza sorridente, inspiriamo addominale con l'espiro addominale, di nuovo con la bocca, lasciamo andare. Il corpo si rilassa, l'apparato scheletrico, potete anche chiudere gli occhi, la colonna è allungata, il mento verso lo sterno. Possiamo dondolare nel canto Om Mani Padme Hum, anche con
si può nel canto dondolare o anche rimanere centrati. Andiamo a cantare questo mantra dedicandolo a tutti noi, perché esso stesso è un potente mantra che riesce a purificare tutte le tossine della mente, del cuore e del corpo ed arriva a tutto e a tutti gli amici del cuore, ai fraintesi che si annullano e diventano incontri di bene e benessere per tutti e pace, gioia e puro amore. Inspiriamo con l'addome. Om Mani Padme Om. 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 Om